E invece cosa faccio? Faccio quello che facciamo tutti quando ci chiedono come va, no? Sì. Bene, dai. Me la cavo. Ma perché? È che siamo grandi, impariamo. Ti ho detto, c'ho quasi 50 anni, ho imparato a disinnescare. Disinnescare. È fantastico. Voi ricordate quel film, molto bello? Sì. Marco Giannini che diceva, ho imparato a disinnescare. Giannini è straordinario, l'attore preferito, eh. È bravissimo perché riesce a fare tutti i film che fa con due espressioni. Con la sigaretta e senza, meraviglioso. No, la bravura, porto. Ma fai la carriera con la siga e senza, ma bravissimo! Allora, comunque, la prova di disinnescare, lui lì nel caso era, la discussione era con la moglie, no? Ma secondo me è più profondo il concetto di disinnescare. Cioè, non basta, disinnescare per lui era tipo evitare di fare domande scomode alla compagna, tipo dove sei stata, con chi sei stata, è la prima o la seconda volta oggi che ti togli i vestiti. No, ok, queste domande qua che possono creare, no, momenti di tensione. No, no, disinnescare quando incontri quelli che, li avrete incontrati, no, anche voi, quelli che non ce lo dicono. Il 5G, Equanon, Novax, quella gente, come cazzo fai quando ti blinda uno di quelli lì a portare via i coglioni? Come fai? Come fai? Devi essere io, di Matrix, l'hai letto? Prima versione, eh? L'originale, no, l'ultima che è una merda. Quando lui si accorge di essere l'eletto, perché schiva il proiettile, quella scena, e devi schivare le minchiate. Ma come si schivano? Dicendo delle frasi che non vogliono dire un cazzo, ma che tranquillizzano l'interlocutore. Tipo, alla fine diciamo la stessa cosa. Bella. A monte potrei darti anche ragione. È straordinario. Poi l'ultima, quella proprio... Starei a parlare con te per ore, ma purtroppo mi scaldo il parcheggio. Via, via, via. No, Draghi c'ha delle uscite ogni tanto, ragazzi, straordinarie, e senza filtro ormai. Perché secondo me questa gente la mettiamo lì perché ci ricordiamo com'erano. Ma da vecchi si perdono colpi. Non li puoi mettere a governare quando hanno 80 anni. Perché non è che sono immuni alle malattie psichiche dell'anziano, capito? Per cui va senza filtro, capito? E dico, cosa preferite? Ah? La pace o l'aria condizionata? Che cazzo vuol dire? Che cazzo vuol dire? Ma posso avere tutte e due? No! Niente, guarda, ma schianti di caldo! Cazzo, se me la metti giù così, era ci penso, sono stato un pacifista, ma porca troia, le caviglie gonfie erano fuori. Ma io ti aspetto che settimana prossima io vado a visitare una scuola, volete più bene a mamma o papà? Ma che cazzo è? Veramente alla follia. Comunque, facciamo il governo Draghi, che è un governo tecnico, ok? Ed è, a me ricorda un video porno, però ad ampio raggio, che abbraccia un po' tutte le categorie di Pornhub, no? Cioè, no, veramente, è un video porno international, hardcore, Gran Toia fai bocchini, Big Kids, Midget, perché c'è anche Brunette. Tutte le categorie, straordinario, bellissimo.